Campionato Genoa. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Questi sono tutti i risultati delle partite giocate. Ci colleghiamo con lo stadio per le formazioni delle squadre e la diretta della partita. Le squadre sono già in campo per gli allenamenti prima della partita. Ecco in grafica le probabili formazioni. Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Signori, sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre ecco di più. In questi tempi c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Luca, 4-4-2. Cosa ne pensi? L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi e per essere realmente efficace tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Oggi Duván Zapata può essere determinante. La punta colombiana è diventata uno degli attaccanti più incisivi al mondo. Ha un fisico imponente, ma anche una velocità che gli consente di allargarsi, puntare l'uomo, oppure anche creare spazi per i compagni. Pensavo la Mbappé! È un grande riflesso qui! L'ha salvata con dei riflessi da gatto! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Ruben Neves. Conclusione sul fondo. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Linetti. Può segnare da lì. Bella parata. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Troppi giocatori. Ecco il tiro! Buca la rete! Goodmanson è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Neymar. Tenta Filippo Inzaghi. E hanno sprecato questa opportunità di contrattaccare e ci hanno messo troppo. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Mbappé. Prova l'iniziativa personale. Lo supera. Colpisce. Se ne va, è libero e può... Occhio al tiro!
sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Il primo tempo va in archivio con un solo gol sul tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto. Che primo tempo hai visto, Luca? Quanto potessero far male in contropiede lo sapevamo. Schierano ottimi interpreti per trarne il massimo beneficio. Non è un caso che abbiano trovato il vantaggio su un capovolgimento di fronte. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, è tutto ancora da decidere. Si ripartirà dall'1-0 di questi primi 45 minuti. Colleghiamoci adesso con lo stadio per il secondo tempo della partita. Numero 9. Filippo Inzaghi. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Numero 19. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Ruben Neves. Il pallone per Neymar. La gioca. Attenzione al tiro! Supera la linea, gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Qui è molto da apprezzare il movimento a smarcarsi, certo, ma la difesa non è esente da colpe. È già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia l'ultima. Linetti, gran prova di forza, palla recuperata. Prova con una palla, prova a tirare. Conclusione che va fuori, neanche di poco. Ha gettato al vento un'occasione ghiotta, a tu per tu con l'estremo difensore. Adesso possono ripartire in contropiede. Retegui. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Mbappé. Neymar. Ci prova. Non si passa! Grandissimo salvataggio del portiere! Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Il tiro! Parata di Donnarumma! Si libera e va! La mette in mezzo, impatta di... Nessun dubbio qui, calcio di rigore. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Proteste dei giocatori, ma l'arbitro ha deciso. Si va dal dischetto. Parata di Donnarumma. Si sbarazza dell'avversario. Retegui. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ottimo intervento di Vanja Milinkovic-Savic. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. Risultato che corona una splendida prestazione da grande squadra. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi, che è meritatissimo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico, difesa alta, squadra molto corta. Questo ha permesso di aggredire l'avversario e, una volta riconquistata palla, ripartire con grande efficacia. Siamo ai titoli di coda. Un ringraziamento signori a Luca Marchegiani, come sempre al mio fianco. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Vediamo insieme in grafica le statistiche della partita e chi è stato il migliore in campo. Vediamo in grafica tutti i risultati delle partite e la classifica del campionato.
queste sono le statistiche provvisorie della squadra. Presentazione del nuovo giocatore che si aggregherà alla squadra. Se hai guardato e ti è piaciuto questo video, metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.